La nostra programmazione annuale quest'anno, come potete comprendere già dalla prima slide, è basata sulla sostenibilità, l'ambiente, eccetera. Io cresco con Madre Natura, dove cresco altro non è che un acronimo. Io conosco, dopo che ho conosciuto, rifletto, riciclo e scopro che insieme a Madre Natura le cose possono comunque evolvere. L'obiettivo che si sono poste le nostre colleghe e che ci siamo poste con questo percorso è stato quello proprio di integrare il vecchio col nuovo, cioè integrare la didattica tradizionale che credo che ogni maestro di scuola dell'infanzia faccia con l'utilizzo di quelle che sono le nuove tecnologie e i nuovi strumenti. Le modalità. Qual è stata la modalità che abbiamo scelto? La modalità è stata quella di inventare una storia, basata sul riciclo. Sul riciclo inteso come diamo una nuova vita agli oggetti. E questo come? Con quale modalità? Con la costruzione di uno storyboard. Quindi i bambini, dopo aver inventato la storia, hanno deciso insieme all'insegnante e fra di loro quali scene della storia rappresentare. Successivamente alla scena disegnata è stata data una voce, come i bambini stessi hanno raccontato la loro storia e alla fine hanno ideato un video, come inserendo foto e audio in contemporanea. E infatti gli strumenti utilizzati sono lo smartphone, il tablet e la LIM per montare il video. Infatti sono stati proprio i bambini a montare col programma che abbiamo utilizzato, hanno trascinato i disegni, quindi le foto con i disegni e gli audio all'interno del programma e li hanno organizzati loro. Dobbiamo fare una riflessione. Allora, dipende da che punto di vista si vuole vedere questo video. Se io lo guardo dal punto di vista del video editing, vabbè, è discutibile il montaggio, è discutibile l'audio, non ci sono transizioni, eccetera, eccetera. Però secondo noi è stato importante invece lasciarlo così, perché visto dal punto di vista del bambino e dell'insegnante, no? Esatto. Infatti, ad esempio, le foto non erano del tutto a fuoco, erano un po' scentrate, ma c'è tutto anche un lavoro dietro, nel senso che nel nostro primo incontro noi abbiamo fatto le prove delle foto, nel secondo incontro ci siamo resi conto, riguardando tutti insieme le foto, che non andavano bene per fare un video, quindi hanno rifatto le foto dei loro disegni e sicuramente utilizzando delle strategie, degli accorgimenti che l'incontro prima non avevano utilizzato e che li ha portati a avere sicuramente un risultato migliore da bambino, giustamente. Pensato dai bambini che hanno negoziato fra di loro, perché di storie alla fine ne hanno inventate tre e poi insieme hanno scelto quale rappresentare. Quindi c'è proprio anche tutto un discorso di negoziazione e imparare appunto a utilizzare degli strumenti che abitualmente non si usano, o il discorso del cellulare, imparare che un telefono non è solo un qualcosa con cui gioco quando vado in pizzeria con la mamma e il papà. Perché la scuola non può esimersi dal dare degli strumenti e secondo noi questi strumenti possono e devono partire già dalla scuola dell'infanzia con piccole buone pratiche. Esatto, che io ho detto da bambini, ma in realtà da persone o piccole persone che stanno imparando a utilizzare qualcosa di nuovo. Immagino che la maggior parte di